Non poteva mancare il corso di statistica. Per fare il corso di statistica ho chiesto a Paola, la nostra super tutor di statistica, appunto, che ha fatto un lavoro incredibile, veramente. Ha creato un corso di una qualità altissima e completo comunque in tutti gli argomenti. Lo faremo, o meglio, lo farà sia su carta, quindi sia con le slide, sia con il software R, perché ci siamo accorti che molti corsi di statistica sono fatti con R, quindi volevamo dare un servizio all'altezza di qualità alta e quindi anche noi l'abbiamo fatto con R. Quindi io non voglio perdere altro tempo, mi faccio da parte e ti lascio a Paola. Ciao, benvenuto a questa nuova lezione del videocorso di statistica. Oggi esploreremo la regressione lineare semplice, che è un potentissimo strumento statistico utilizzato per comprendere la relazione tra due variabili, in particolare una variabile indipendente e una variabile dipendente. La regressione ci permette quindi di quantificare come un cambiamento nella variabile indipendente influenzi la variabile dipendente utilizzando una retta, proprio perché parliamo di regressione lineare, quindi utilizziamo una retta per descrivere questa relazione. Ma andiamo subito a vedere i contenuti della lezione. Quindi oggi vedremo il modello di regressione lineare semplice. In particolare introdurremo che cos'è il modello di regressione lineare semplice e quali sono le diverse assunzioni che caratterizzano tale modello. Dopodiché passeremo alla stima dei coefficienti del modello di regressione lineare semplice attraverso il metodo dei minimi quadrati. Definiremo poi qual è la capacità esplicativa della retta di regressione e come calcolarla. Calcoleremo inoltre gli intervalli di confidenza dei parametri del modello di regressione lineare e procederemo anche con la verifica di ipotesi di questi parametri. Quindi riprenderemo concetti che hai già visto nelle scorse lezioni. Infine vedremo la previsione puntuale e gli intervalli di previsione. Ok, introduciamo quindi il modello di regressione lineare semplice. Questo modello considera due variabili quantitative. Quindi partiamo da due variabili quantitative che solitamente vengono indicate con y e con x. In particolare, x rappresenta la nostra variabile indipendente, che può anche essere chiamata covariata, mentre y è la nostra variabile dipendente. Ok? Quali sono gli obiettivi della regressione lineare semplice? Un obiettivo può essere di tipo conoscitivo, quindi vogliamo capire se x ha un effetto su y e capire anche qual è l'entità, quali sono le caratteristiche di tale effetto. C'è poi un obiettivo cosiddetto previsivo, quindi l'obiettivo qui è prevedere o stimare il valore della variabile dipendente sulla base del valore di x. Infine c'è un obiettivo di tipo esplicativo, ovvero si vuole spiegare la variabilità di y, quindi come varia la nostra variabile dipendente, attraverso x. Quindi possiamo dire se e in quale misura y varia, se varia anche x. Ok, quindi se proviamo a immaginare un semplice esempio per capire meglio questo modello, possiamo assumere che x è l'età di una persona, mentre y è il reddito. Quindi l'idea è capire se l'età influisce sul livello di reddito, ok? Quindi capire se c'è una relazione tra età di una persona e reddito. Quindi in questo esempio la relazione va da x verso y, quindi l'effetto dell'età sul reddito. Ok. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando, ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via. Buona continuazione. Ciao. Ok. Iniziamo con la formulazione teorica del modello di regressione lineare semplice, precisandone l'equazione e i vari elementi che la compongono. Quindi questa è la nostra equazione.
Quindi y uguale beta 0 più beta 1 x più epsilon. Che cosa sono questi elementi? Allora, y è una variabile aleatoria ed è appunto la nostra variabile dipendente. Quindi ricordati che y è una variabile aleatoria. X piccolo invece, che cos'è? È la realizzazione della variabile esplicativa x grande. Ok, quindi anche qui le lettere minuscole, in questo caso x piccolo, indica, come abbiamo già visto, la realizzazione di una variabile aleatoria. Dopodiché abbiamo i due coefficienti del nostro modello, che sono beta 0 e beta 1. Questi sono due parametri incogniti e descrivono proprio la relazione che c'è tra x e y. In particolare, dato che questo è un modello di regressione lineare, questa rappresenta una retta. Quindi in questa retta beta 1 è il coefficiente angolare della retta, invece beta 0 è la sua intercetta, ok? Epsilon infine è sempre una variabile aleatoria che chiamiamo errore, quindi include tutto ciò che è al di fuori della relazione tra x e y. Quindi, riassumendo, il nostro modello di regressione lineare è rappresentato da questa equazione che corrisponde a una retta dove beta 0 è l'intercetta, beta 1 è il coefficiente angolare. Questi due parametri sono incogniti e l'obiettivo è proprio quello di andare a stimarli, perché sono proprio questi due parametri che ci permettono di capire qual è la relazione tra x e y. Quindi il primo passo nell'analisi di un modello di regressione lineare semplice è stimare beta 0 e beta 1. Quindi questo è l'obiettivo del nostro modello, stimare beta 0 e beta 1. Ok, come procediamo a stimare questi due parametri? Come sempre dobbiamo disporre di un campione. Quindi anche qui torniamo ad utilizzare un campione, che in questo caso consiste in n coppie. N coppie x, y. Quindi per ciascuna di queste coppie vale l'equazione vista precedentemente. Quindi se noi abbiamo un campione di n dimensioni, abbiamo n equazioni. Se abbiamo un campione con n uguale a 70, avremo 70 equazioni, ok? Quindi ciascuna equazione fa riferimento a una coppia x piccolo y del nostro campione. Quindi per procedere con la stima dei nostri parametri beta 0 e beta 1 è necessario fissare delle ipotesi, quindi delle assunzioni alla base del modello sulle variabili coinvolte, ok? In particolare queste assunzioni riguardano due variabili aleatorie coinvolte nel modello, che sono y e il nostro termine di errore. Ok, quindi queste ipotesi vengono chiamate ipotesi deboli e sono le seguenti, quindi vediamole in ordine. La prima ipotesi, quindi yi uguale beta 0 più beta 1 xi più epsilon i per ogni i che va da 1 a n, è di fatto la formulazione del modello. Ok, quindi questa semplicemente ci ricorda che, quindi semplicemente questa ci dice che il modello è di tipo lineare. Ok, la seconda ipotesi fa riferimento a quanto abbiamo detto prima, cioè che le varie x sono le realizzazioni delle nostre variabili aleatorie x grande 1, x grande n. Quindi questa assunzione semplicemente ci dice che le nostre x, ok, le nostre variabili indipendenti,
non sono aleatorie, ma sono appunto le realizzazioni. Ok, vediamo ora la terza ipotesi, che afferma, quindi epsilon, quindi valore atteso di epsilon uguale a 0, afferma che in media il valore della variabile dipendente y è una funzione lineare di xi. E questa proprietà in realtà possiamo anche esprimerla come segue, quindi valore atteso di yi uguale beta 0 più beta 1 xi, sempre per ogni i che va da 1 a n, e va a definire proprio la relazione lineare tra la media, quindi attenzione, tra la media di y e x. Ok? Poi la quarta proprietà sulla varianza dell'errore è nota come proprietà di omoschedasticità. E ci dice che l'entità della dispersione di epsilon, e quindi di y, perché anche qua possiamo ricollegarci a y, quindi l'entità della dispersione di epsilon e quindi di y è costante, ok? Quindi non dipende dall'unità campionaria e non dipende dal valore che assume la variabile esplicativa, quindi la dispersione è costante. Quindi questa è l'ipotesi di omoschedasticità. Infine, l'ultima proprietà ci dice che, quindi covarianza di epsilon i e epsilon j uguale a 0, ci dice che gli errori sono non correlati. Ok, quindi l'insieme di queste assunzioni costituisce le ipotesi deboli del nostro modello. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!